Buongiorno a tutti, sono Iana 94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la rubrica Consigli libreschi, film e telefilm non period, questa volta un telefilm. Il telefilm in questione è di nicchia o riscontrato perché penso abbiamo visto Io e quattro gatti e forse I genitori degli attori, forse, è della CBS, quindi è americano, è andato in onda per la prima volta nel 2019, verso settembre-ottobre, se mi ricordo bene. È stato rinnovato per una seconda stagione, ma visto come sono al momento le circostanze, non so se effettivamente ci sarà questa seconda stagione. Conta 13 episodi, quindi una stagione mid, come si dice in America, da mid-season. Quindi, senza indugi, parliamo di Evil. Oggi il video sarà un pochino più corto perché comunque è una serie molto facile per certi aspetti da affrontare, da analizzare e anche perché io farò un po' il pranzo di Natale, in formato ristretto ovviamente. Questo video probabilmente lo posterò per la settimana prossima, ma è stato registrato a Natale nei ritagli di tempo. Quindi veniamo al dunque. Kristen Bouchard, o Bouchard come dicono loro, è una psicologa forense scettica. Viene contattata dalla Chiesa per indagare su alcuni fenomeni all'apparenza di origine sovrannaturale. Viene affiancata in queste sue indagini dal prete, o meglio dal futuro prete, David Acosta, un tempo giornalista, e da un tecnico scientifico, Ben Shakir, che funge da avvocato del diavolo. Infatti, diciamo che stanno accadendo alcune cose un po' strane, ma potrebbe esserci una spiegazione razionale, o quantomeno quella più probabile, ma non si sa mai, e la Chiesa ci va cauta, specialmente quella cattolica americana. Questa è la trama. In ogni puntata i tre devono affrontare un caso che all'apparenza sembra soprannaturale, poi si rivela molto materiale e razionale. E a seconda delle circostanze o meno c'è un colpo di scena. Kristen, come ho già detto, è una donna fortemente razionale, abituata a lavorare, stiamo studiando volti, motivazioni di criminali, quindi non è una donna che crede così spontaneamente a possessioni demoniache, stigmate, resurrezioni o altro, anche a visioni. Anche perché è stata cresciuta, diciamo, in un'ottica battista, quindi non è una donna cresciuta con radici cattoliche che possono portarla a fidarsi di David perché sta per diventare un prete, non c'è, diciamo, questa soggezione principalmente cattolica. Evil, infatti, è un thriller, è un procedural molto particolare, perché appunto sembra inizialmente voler dire: ah, ma queste sono solamente fesserie, non ci crediamo, sono superstizioni. Però ti lascio sempre con il dubbio, ossia, è vero? E la spiegazione razionale è l'unica che si poteva trovare? O è quella di cui i protagonisti si sono dovuti accontentare, perché appunto le altre non sono, diciamo, possibili da suffragare? Kristen vive con sua madre e le sue quattro figlie. Già, quattro. Suo marito fa la guida sull'Himalaya. Quindi è costantemente in Nepal e Kristen, diciamo che si è abituata a fare a meno di lui. La cosa interessante è che la serie non presenta, diciamo, un risvolto romantico come ci si poteva aspettare, che so, fra Kristen e David per giocare, diciamo, con l'amore proibito. No, Kristen è una donna fedele al marito, è ancora innamorata del marito, ma che soffre per questa sua allontananza. E da qui le si manifesta una, chiamiamola, presenza. Ossia, da qui in poi siamo in tutti giganteschi spoiler, Giorgio, un incubus. Incubus, gli incubi, sarebbero delle manifestazioni che apparivano nei sogni per turbare le giovani donne portandole, diciamo, al parossismo. Di base erano manifestazioni di desideri, sogni di uomini, quindi diciamo erano
dei sogni erotici, così come gli uomini avevano le cosiddette succubus, le donne avevano gli incubi. Questo sempre chissà per quale motivo incubi e succubi visitavano i religiosi. Mistero. Infatti anche di Giorgio e della sua natura è molto ambiguo, non si sa se sia effettivamente un prodotto della mente di Christian, che apparentemente non si è fatta suggestionare, ma alla fin fine alcune cose sono rimaste, se sia reale. Tutta la serie è fatta così. Per esempio, c'è un caso che è stato uno dei miei preferiti, in cui c'è un caso di apparente resurrezione, viene spiegato in maniera molto razionale. Ossia, la ragazza che era apparentemente morta, in realtà, diciamo, aveva subito un arresto cardiaco, ed essendo afroamericana, i paramedici hanno impiegato meno tempo per tentare di salvarla, mentre se fosse stata una ragazza bianca avrebbe impiegato più tempo. Quindi sì, una critica verso la sanità degli Stati Uniti, verso il razzismo imperante, insomma, sono critiche fatte molto bene. In un altro caso invece si parla di, diciamo, di possessione, che poi diventa un caso di schizofrenia, ma con il dubbio se effettivamente questa schizofrenia sia naturale o comunque, diciamo, evocata, provocata e alimentata da forze demoniache. Altra storyline che all'inizio pensavo non andasse da nessuna parte, ma che si è rivelata molto, molto interessante, è quella che riguarda le quattro figlie di Kristen, che ricevono dalla nonna uno di quei visori per la realtà aumentata che ultimamente vanno molto di moda. E sebbene loro sia settato per, diciamo, le cose per bambini, improvvisamente cambia in scenari, diciamo, molto più gore, splatter, non adatti a dei bambini. Si scopre, e lo scopre Benny, che dietro c'è qualcuno che sembra aver colpito la famiglia Bouchard a causa del lavoro di Kristen. Altro nemico ricorrente è il dottor Leland Townsend, che sembra essere un analista il quale persegue uno scopo maligno, quello di portare al male diverse persone. Lo si vede infatti in alcune chat, non propriamente raccomandabili, cioè in una chat di incel, chat che riguardano il terrorismo, atti terroristici, chat di fanatici, per indurli a compiere alcune azioni. Leland poi si insinuerà nella vita di Christian, seducendo sua madre, e sebbene alla fine si scopra che sia solamente una persona un po' frustrata che ha millantato un titolo che effettivamente non ha, scopriamo proprio negli ultimi momenti della puntata dedicata in massima parte a lui, che in realtà Leland è sì una persona comune, ma è controllato, barra guidato, barra posseduto da un demone. Pertanto, Leland di per sé non è un demone, ma diciamo è una persona che lavora, sembra nemmeno troppo coattamente, per un demone, quindi un agente del male. E anche dire che questa storyline è molto interessante, spero sia ripresa nella seconda stagione, e quindi uno dei pregi è che appunto sì, i cast sono sempre nuovi, cambiano ad ogni puntata, tranne in una circostanza, ma appunto sono casi interessanti che toccano diverse tematiche, diverse ambientazioni, molto molto imparziale, ossia si segue sia la pista sovrannaturale che quella razionale, in maniera tale che ognuno possa pensarlo come vuole. Purtroppo, alcuni dei casi avrebbero meritato più episodi. In questo caso il mio preferito è quello di un ragazzino che sembra sia posseduto, che poi dopo si scopre in realtà soffrire di una schizofrenia molto forte e che sembra essere, diciamo, curato sia con medicine, come suggerisce Christian, che con un esorcismo per tranquillizzare i genitori e lui stesso, ma che alla fine fugge di casa perché forse, forse un po' schizofrenico era, forse no, forse era posseduto, forse no. Avrebbe meritato più episodi. Questa storyline dura un episodio e qualche riferimento nell'episodio successivo. Allora,
Il cast è formato da attori quasi sconosciuti, tranne uno, Mike Colter, a.k.a. Luke Cage. Esatto, Luke Cage, che interpreta David Acosta. Lo so, è un po' strano immaginare che Luke Cage a un certo punto abbia sentito la vocazione e si sia fatto prete, ma il suo personaggio funziona proprio perché, diciamo, è un religioso atipico, non è quello che siamo portati ad immaginare normalmente, sia noi in Italia che negli Stati Uniti, e non perché sia nero, sia chiaro, proprio perché è un uomo d'azione, è stato un giornalista in zone di guerra, è un uomo atletico che non esita in alcuni casi a ricorrere anche alle mani. E talvolta David, per aiutarsi con i suoi casi, assume dei funghi, mettiamolo così, dei funghi, e ha delle visioni che lui sostiene siano inviate da Dio. Ora, anche qui rimaniamo col dubbio, ossia sono visioni mandate da Dio? Sono visioni mandate da Dio che si serve dei funghi? Sono semplicemente visioni indotte dai funghi? Non lo sappiamo perché sono visioni molto specifiche, ma che potrebbero anche essere influenzate dal subconscio di David. Insomma, Evil è una serie che, diciamo, riesce a mettere d'accordo un po' tutte, proprio per questo non è andata molto bene negli Stati Uniti, ossia, ha avuto sì un buon riscontro di critica, un po' meno di pubblico, ed è un peccato, perché meriterebbe. Ora, dico solo, aspettiamo la seconda stagione, speriamo che vada perché davvero merita. E penso non ci sia altro da dire su questa serie, anche perché, come ho già detto, adesso il cast non è molto noto. Io stessa l'ho cominciata perché appunto devo vedere Mike Colter interpretare un prete. Sì, è tutto. Quindi, alla prossima e buon Natale!